Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox è appena arrivata e io ho deciso di fare subito il video. Ce l'ho qui con me, come al solito, e come al solito è pesante, quindi la mettiamo subito giù. Andiamo ad aprirla insieme e vediamo quello che c'è. Questa è la Degustabox di novembre, quindi sono veramente curiosa di vedere se c'è qualcosa che può essere già natalizio. Vediamo un po'. La prima cosa che vedo è questa scatola di caffè, una bellissima scatola di latta di caffè arabica al 100%, caffè espresso, eccolo qua. Io non bevo il caffè, quindi non mi intendo neanche tanto di caffè, ma di una cosa sono certa, è che mio padre sarà felicissimo di ricevere questa scatola di caffè, perché lui lo beve e io no, quindi andrà a lui. Poi vedo una confezione di panna di riso da montare, crema di riso da montare già zuccherata. Eccola qua. Questa devo dire che io non l'ho mai provata, però avevo provato la panna di soia da montare. Penso che sia una novità, perché anzi c'è anche scritto novità, quindi è una novità. Si chiama Ora Sì, che credo sia la marca. E comunque è una di quelle cose da provare sicuramente. La panna montata classica a me non piace, però questa qui di riso, magari è più leggera, può darsi che invece mi piaccia. Poi vediamo. Ah, qui ci sono due confezioni di pasta sfoglia di questa qui dolce. Eccola qua, ce ne sono due. Due confezioni di queste, io li chiamo i ventagli, però non so se hanno un altro nome. Sono comunque delle sfogliatine, queste qua sono sfogliatine fatte così. Sono abbastanza leggere, quindi non sono quelle cose particolarmente sostanziose. Ce ne sono due confezioni, quindi io penso che me le mangerò per colazione, perché comunque io quando faccio colazione vario, mangio sempre cose un po' diverse. E quindi, perché no, una di queste con il cappuccino potrebbe essere una buona colazione. Andiamo avanti. Vedo una confezione di olio extravergine, l'albero d'argento. Eccolo qui. Questa è una bottiglietta piccolina, però a me piace tantissimo quando le cose sono confezionate così, che sono piccoline. Comunque io olio di oliva ne uso pochissimo, quindi questa sicuramente mi durerà un sacco di tempo e sono contenta che ci sia perché, come vi dicevo, mi piacciono le bottigliette piccoline, quindi questo è una cosa che apprezzo, mi piace molto. Poi cosa c'è? Vediamo un po', qui c'è qualcosa di misterioso chiuso dentro alla confezione, che cos'è? Ah, questa è la salsa di pomodoro agromonte di ciliegino, fresco siciliano. Il ciliegino è quel pomodorino piccolino e mio suocero ce li ha, me li aveva dati qualche anno fa, questi qua piccoli. E questa è la salsa di pomodoro, beh, questa sicuramente per fare un sugo, per fare un ragù, per fare la pasta, per condire una pietanza, sicuramente sono quelle cose che vanno sempre bene. Poi qui c'è un preparato per fare la crema al tiramisù. Nonna Anita, la marca. Non conosco questa marca, sono sincera, però questa è la crema per fare il tiramisù. Vediamo un po' come si usa. Dunque, bisogna usare 375 g di panna fresca, poi una frusta elettrica o a mano e poi versare la panna. Insieme a questo preparato, sciogliere con il mixer per 4-5 minuti, lasciare riposare in frigo e utilizzare la crema come farcitura. Ah, quindi anziché andare a fare tutta quella procedura con il mascarpone, le uova, eccetera, è sufficiente usare panna e questa crema. Bene, è una cosa che proverò a fare, magari proprio in occasione delle feste di Natale che si avvicinano, possiamo fare un tiramisù. Poi vedo una cosa che a me piace tantissimo, ragazzi, lo so che sono cose, però questi qua, i grissini di semi di girasole, ce ne sono due confezioni, eccole qua, i grissini, qua c'è scritto bastoncini, ma sono comunque grissini di semi di girasole. E queste sono cose che a me piacciono tantissimo, quegli stuzzichini salati che a tavola io comunque mangio abbastanza spesso. Poi vedo due barrette di cioccolato Loacker, queste qui, fatte così. Questa è Dark Cream e questa ha le nocciole.
ma è stato eletto il prodotto dell'anno del 2018. Beh, diciamo che non è difficile crederci perché le cose lo hacker effettivamente sono buonissime. Ve le faccio vedere un po' più da vicino, eccole qua. E effettivamente sì, devo dire che sono buone. Poi vedo i filetti di sardine, questi qua in scatola della Rio Mare. Ecco, queste a me sinceramente non piacciono, le sardine non è una cosa comunque che mi stuzzica più di tanto, però comunque ci può stare, dai, ogni tanto. E poi vedo una bottiglia di Estate al limone, eccolo qui. Bene, questo era il contenuto della Degustabox. Poi all'interno ci sono, come al solito, tutti i foglietti con le varie spiegazioni. Qua c'è il volantino della Rio Mare, perché abbiamo trovato comunque, insomma, la scatoletta. Poi qui c'è il volantino che va a spiegare tutte le caratteristiche dell'olio d'oliva che abbiamo trovato. Qua, come al solito, abbiamo tutta la lista degli ingredienti che ci sono dentro e se andate a fare la somma vedrete che il valore supera i 15 euro al mese che voi dovete pagare per la Degustabox, quindi è sempre conveniente, che è una cosa che di solito dico all'inizio, stavolta lo dico alla fine. La Degustabox è una scatola a sorpresa che contiene prodotti alimentari che superano il valore di 15 euro. 15 euro è la spesa, diciamo, che voi andrete a fare se volete ricevere questa Degustabox. Se volete provarla per il primo mese soltanto, avete uno sconto, la pagherete 9 euro e potete andare ad utilizzare il codice sconto che vi ho lasciato giù in info box. Poi qui, come al solito, c'è il concorso, perché tutti i mesi comunque c'è il concorso per vincere una Degustabox. In questo caso se ne vincono addirittura 3 con delle dediche, facendo delle dediche e andandole a mettere sul blog della Degustabox. Vabbè, poi lo leggo bene, comunque è un concorso di questo genere. Devo dire che sono un po' sorpresa, perché io mi aspettavo nella Degustabox di novembre di trovare già qualche anticipazione di Natale e soprattutto non mi aspettavo di trovare una bottiglia di tè freddo, perché questa comunque è una cosa estiva. E quindi io non lo so, non l'avrei messo nella Degustabox di novembre, perché col freddo che c'è, sinceramente, andarmi a bere il tè freddo non è una cosa che mi piace fare a novembre. Ecco, comunque la scadenza vedo che va piuttosto in là, perché scade a ottobre del 2019, quindi abbiamo comunque un anno di tempo per consumarlo e quindi l'andrò sicuramente a consumare poi in primavera o in estate, sicuramente non adesso perché mi viene freddo solo a pensarci. Però vedo che c'è un motivo, perché qui c'è un volantino pubblicitario che dice: è normale bere Estate anche a Natale. Probabilmente anche loro hanno immaginato che saremmo rimasti un po' sorpresi da questa cosa. Però qui dice che comunque anche a Natale si può bere l'Estate, ci sono delle dediche, ci sono delle foto di personaggi e comunque, insomma, loro dicono che anche a Natale si può bere l'Estate. Secondo me l'Estate è una cosa più estiva. Comunque va bene, questa Degustabox era comunque carina perché abbiamo trovato dentro le sfogliatine dolci, abbiamo trovato il pomodoro, l'olio d'oliva, abbiamo trovato i 2 Lohaker, che sono comunque una cosa buona e sfiziosa, abbiamo trovato i grissini con i semi di girasole, quindi diciamo che sono soddisfatta. Estate a parte, direi che è una bella scatola anche questa volta. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.